Ritrovati su Radio R9, un nuovo appuntamento con la rubrica R9 con. Questa mattina, mercoledì, partiamo con l'approfondimento di R9, tutti i mercoledì, perché trattiamo degli argomenti in maniera più approfondita rispetto a come insomma siamo abituati. Ricordo R9 con dal lunedì al venerdì, ore 11:15. Questa mattina tratteremo due argomenti. Intanto iniziamo parlando di un'esposizione che si sta tenendo alla Galleria Marconi di Cupra Marittima, ovvero Black Mirror of Society, quindi una mostra personale di Simone Benedetto, che è uno degli artisti vincitori del premio Ora 2016. Questa mattina ne parliamo con Dario Ciferri, che ha curato questa esposizione. Buongiorno Dario. Buongiorno. Allora, che cosa possiamo vedere in questa esposizione? Allora, Black Mirror of Society è una personale di scultura, per cui ci sono una serie di statue realizzate in resina che compiono una riflessione sul mondo dell'infanzia come la vediamo oggi e sulla nostra società e il rapporto che essa ha con la tecnologia. Certo. Quindi l'infanzia è vista in tre chiavi: quella nei paesi del terzo mondo, quella dei paesi in guerra, dove appunto avendo una statua di un bambino soldato e di una bambina con una bambola in braccio a cui copre gli occhi, quello dell'infanzia, dell'adolescenza nel nostro mondo, quindi nel nostro territorio, per cui sono dei ragazzi che non si seduti vicini, che non si guardano e hanno gli occhi fissi sui propri smartphone, oppure c'è l'immagine che è girata in rete, un bambino che mangia dei pupazzetti, dei cartoni animati come fossero caramelle e che escono fuori da uno schermo televisivo rotto. Beh. E poi c'è l'infanzia come dovrebbe essere, l'infanzia sognante, l'infanzia del gioco, del sogno, della spensieratezza. E in questo ci sono due bambini, uno che guarda un icosaedro guardandolo verso il cielo, certo, e l'altro di una bambina con una stella in mano. Dicevamo, il titolo è Black Mirror Society, perché? Perché lo schermo nero in qualche modo cos'è? È lo schermo dei nostri tablet, dei nostri televisori, dei nostri smartphone. E a rappresentare questo c'è, cioè, all'ingresso della galleria, sono due statue retroilluminate che rappresentano degli uomini che cercano di fuggire dallo schermo dello smartphone. Per cui le statue sono a grandezza naturale umana, certo, c'è un telefonino gigantesco. E questo proprio perché? Perché questo rapporto con la tecnologia ci sta imprigionando sempre più e chiudendo sempre di più. Tant'è vero che quando andiamo, ad esempio, dal dottore, noi stiamo tutto il tempo a guardare il telefono e non riusciamo a conversare con nessuno, e se alzassimo lo sguardo vedremmo che tutti stanno facendo la stessa cosa. È vero, assolutamente è vero. Quindi in qualche modo bisogna ritrovare un rapporto tra di noi e oltre questa nuova schiavitù tecnologica che ci sta venendo intorno. Allora, Dario, prima di concludere, se può ricordare gli orari della Galleria Marconi, allora, perché poi... La Galleria Marconi è aperta, esatto, dal lunedì al sabato dalle 16:30 alle 19:30 a Cupra Marittima in Corso Vittorio Emanuele II. E la personale sarà aperta fino al 29 di ottobre. E basta passare a vedere la pagina. Assolutamente. Poi so che avete anche una pagina Facebook, sì, quindi controlleremo Facebook, anche lì. Sì, una pagina Twitter. Ok, allora grazie a Dario Ciferri, noi ci risentiremo tra poco, a più tardi. Ci ritrovati ancora con R9 Con, insieme a me Luigina Pezzoli, ricordo la rubrica a cura dell'agenzia giornalistica Logos. Cambiamo decisamente argomento perché parliamo dei tumori cutanei, in particolare parliamo di un'app gratuita volta a prevenire questo tipo di tumori. E si tratta di NeoScan, che è nata all'interno del polo scientifico e tecnologico e culturale Hub21, ricordiamo con sede ad Ascoli Piceno, ed è stata sviluppata tra i tanti da Daniele Fanì, che è l'inventore, questa mattina è qui con noi insieme a Luca Scali, poi parleremo anche con lui, amministratore delegato di Hub21. Innanzitutto buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora Daniele, di che cosa si tratta e come funziona questa applicazione? Allora, NeoScan è una piattaforma digitale sviluppata come un'app, quindi alla portata di tutti, che permette di mettere in contatto l'utente con i dermatologi. Non solo questo, ma permette anche di monitorare la pelle, la propria pelle. Quindi verrà utilizzata per monitorare ad esempio i nei, che spesso sono sottovalutati, però potrebbe essere un potenziale problema. Spesso, certo, le persone li sottovalutano, esatto. Infatti il nostro obiettivo è proprio quello di sensibilizzare anche questo argomento.
Quindi attraverso l'applicazione l'utente potrà fotografare il neo, quindi monitorarlo nel tempo, e già l'applicazione darà un primo risultato in base alla pericolosità, al potenziale rischio di melanoma. Nel caso in cui il rischio sia moderato, l'applicazione suggerirà già di prendere un appuntamento da un dermatologo, e sarà anche possibile inviare direttamente le foto al dermatologo, quindi non è richiesta la visita fisica, la visita in presenza al dermatologo. Questo per i nei, ma è possibile anche farlo per altre disfunzioni della pelle, come ad esempio l'acne o altri problemi. Quindi diciamo la cosa positiva è anche quella di superare magari l'imbarazzo, comunque la privacy di andare dal dermatologo, quindi spesso certo. Non si va perché ci si vergogna. Invece fare una foto, mandarla online, è molto più istantaneo, veloce, comodo e pratico. Allora, Daniele, questa applicazione è già possibile scaricarla? Bisogna andare su un sito? Come fa? Sì, allora, l'applicazione sul sito neoscan.it uh-huh. Ci sono i collegamenti, quindi allo store di Android e l'Apple Store. Per l'Apple Store è ancora in fase di approvazione perché diciamo, la prassi è un po'... Lunga. Sì, esatto. Perfetto Daniele, allora noi ritorniamo tra poco sempre con Renove Con e parleremo con Luca. A tra poco. Ben ritrovati sempre a Renove Con insieme a me Luigi Napezzoli. Questa mattina stiamo parlando di Neoscan, l'app per prevenire i tumori cutanei. Ricordiamo l'app che è nata all'interno del polo scientifico, tecnologico e culturale Hub 21. Per questo ne vogliamo parlare con Luca Scali, amministratore delegato. Ciao Luca. Ciao, buongiorno, grazie dell'invito. Sì, l'app è veramente molto molto interessante. Dal mio punto di vista, da investitore e conoscitore del mondo digitale e tecnologico, quando Daniele me l'ha proposta sicuramente l'ho accettata, l'ho accolta come una delle idee su cui investire e applicarci per il loro sviluppo. Do dei numeri perché così sì, facciamo anche un po' capire quanto in realtà questa app può servire. In Italia ci sono ogni anno più di 7.000 casi di melanoma maligno in Italia, melanoma della pelle, e di questi 7.000 circa 1.500 sono decessi. I medici ci dicono che semplicemente con la prevenzione, quindi quella viene identificata come la mappatura dei nei, è facilmente prevenibile questo tipo di tumore, è facilmente monitorabile e facilmente si può anche debellare. La cosa importante però è che l'applicazione in sé ha rappresentato un passo in avanti in termini di gestione delle immagini, cioè la capacità di Daniele e degli altri ragazzi è stata quella di riuscire a gestire bene le immagini attraverso un semplice cellulare. Certo. Riuscire a monitorare con attenzione in alta definizione le immagini ci ha consentito anche di poter identificare altre patologie che vengono chiamati disturbi cutanei dermatologici, in particolar modo 8 di queste patologie saranno gestite, curabili e monitorabili da questa applicazione. L'applicazione ha trovato già nei dermatologi molto consenso, considerate che solo ad oggi abbiamo più di 700 dermatologi che sono stati già caricati, sono presenti nell'app, vengono geolocalizzati in base a dove l'utente si trova. Esattamente. Quindi dal nostro punto di vista è un investimento molto interessante, sia perché ha una valenza sociale, sia perché ha una valenza meramente commerciale e industriale. L'applicazione per il monitoraggio NEI, a nostro avviso, deve essere un monitoraggio gratuito, perché comunque c'è una valenza, come dicevo, a forte impatto sociale. Ovviamente facciamo gli imprenditori, quindi siamo anche attenti a quello che possono essere fatturati, che queste applicazioni o comunque queste piattaforme digitali possono generare. Motivo per cui uno degli sviluppi che abbiamo già attuato è il monitoraggio di altre patologie meno gravi che possono essere sicuramente curate da dei dermatologi. Il nostro modello di crescita, quindi di fatturazione, si chiama affiliation, cioè attraverso l'affiliazione di questi dermatologi abbiamo la possibilità di generare dei flussi di cassa che ci consentono lo sviluppo sia da un punto di vista commerciale sia da un punto di vista industriale.
Diciamo che a 21, comunque in questi 10 mesi di 2016, ha fatto dei passi abbastanza importanti nella direzione dello sviluppo tecnologico. Considerate che ad oggi siamo su circa 20 progetti, 20 start-up, di cui più di 15 sono a valenza tecnologica, e sono tutte delle start-up che noi partecipiamo. Partecipiamo non solo con un accompagnamento di know-how, di network, di conoscenza, ma sicuramente anche come partecipazione finanziaria all'interno del capitale. E sicuramente, Luca, ti chiameremo poi per parlare anche delle altre start-up. Grazie. Allora, prima di concludere, Luca, se ci può ricordare l'appuntamento di domani, ricordo che ci sarà un seminario gratuito per il bando della Regione Marche. Il tutto si svolgerà proprio presso la sede del polo vostro, ad 21. Sì. Assolutamente sì. Vi invito tutti quanti. Domani il 6 alle 18 via Piemonte 11 presso la nostra sede di AB21, è un evento organizzato in partnership con la Fondazione Ottavio Sgariglia per raccontare quelle che sono le contribuzioni oggi attive per la creazione di nuove imprese. Grazie a Luca e grazie a Daniele per essere stati qui con noi. Buona giornata e grazie. Termina dunque anche per oggi R9 Con. L'appuntamento con me ritorna domani come di consueto, ore 11:15, Radio R9. Buona giornata a tutti.